scarta la carta, mille accendini, facci sognare, scartale tutte e non mollare. Ciao amici, mi hanno mandato questo pacchettino e lo andiamo a scoprire insieme. Sicuramente cosa si aspettano da me? Cosa si aspettano da me? Che io faccio una recensione positiva? Non si sa, però se me l'hanno mandato probabilmente dicono vedrai che ti piacerà. Allora, si tratta di un disco metallico. Che ci facciamo con questo disco metallico? Vuoi vedere che è un caricatore wireless? Allora, aperta la confezione che era carina, la scatola era rigida, quindi già chi investe in una scatola rigida è meglio rigida o meglio moscia? Ragazzi, c'è un mio amico Bruno che dice sempre: se ti piace moscio, ti faccio impazzire. Però, tutto sommato, non è che piace di più il rigido. Guardate che bel cavettino rigido. Turgi, un cavetto di tipo C. Quindi è già nato da poco fa, non è un progetto vecchio, è un progetto nuovo. Vado ad appoggiare il telefono. Riconosciuto subito, anche se non l'ho perfettamente centrato. Qui la superficie è carina, è tipo un effetto pelle, vedi che da una parte è più scolorita, dall'altra parte meno scolorita. Qui c'è un buchettino, non ho capito bene a che possa servire questo buchettino. Lo riprovo ancora. Nonostante ha la cover, lo acchiappa bene, nonostante l'ho attaccato a non un caricatore di quelli preso dal computer. Andiamo a vedere, nonostante è messo su quello del computer, qual è la velocità che tira fuori. Allora, andiamo a prendere l'applicazione Ampere, vediamo che succede. È attaccato al USB del Mac, eh? Tolgo la cover, sto usando il mio S7, l'appoggio sopra. In qualsiasi punto, anche se lo metto bordo di qua, prende sotto carica, vedete? Quindi non c'è bisogno di essere precisissimo. Allora, vediamo a che velocità ricarica senza la cover, con il telefono che si trova al 74%, parte a 1470 e sta caricando a 780, 770. Vi faccio vedere la cover è una cover molto spessa, vedete com'è rigida? Perché è una cover che serve per avvitarci, qui c'è proprio un attacco a vite delle lenti, quindi non si tratta di una cover normale, ma si tratta di una cover che ha una sua resistenza molto molto particolare, guardate. Quindi, e lo stato di carica del cellulare risulta essere sempre con questi numeri variabili, come c'hanno tutti i caricatori che hanno una progressione a salire, poi scendono. Input dai 5 ai 9 volts, output dai 5 ai 9 volts, 5 volts 1 ampere massimo o 9 volts 1,1 ampere. È in vendita su Amazon con tutte quante le caratteristiche. Vi lascio il link in descrizione. Ciao ciao.